Secondo incontro del corso di introduzione ai Vangeli sinottici organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri. Dopo una breve introduzione di Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, Vescovo della Diocesi, Don Giovanni Giorgio, relatore della serata sulla Dei Verbum, ha catturato l'attenzione di una folta platea presente alla sala polifunzionale di Teramo. È da sottolineare la grande presenza di partecipanti a dimostrazione dell'interesse verso le tematiche della fede. A conclusione della serata abbiamo chiesto a Don Giovanni Giorgio qualche riflessione. Don Giovanni, la Dei Verbum, lei ha scelto il modo più semplice per farla capire a tutti, leggerla. Sì, mi pare che sia questo il modo più accessibile, nel senso di fare un commento alla lettura del documento, sottolineando parole, frasi, espressioni che sono la chiave che ci permette di entrare nel documento stesso. Lei, commentando, ha anche detto che alcune parole tradotte al latino non erano proprio quelle esatte. Non è che la traduzione è esatta, la traduzione non può per principio essere esatta, perché come dice il buon vecchio Umberto Eco si dice quasi la stessa cosa, però se uno ha una minima padronanza del latino e può avere il testo latino a fronte, mentre legge l'italiano si può accorgere di sfumature che sono più ricche, più profonde e decisamente più belle. Con pochissime parole, che cos'è questa Dei Verbum? La Dei Verbum è un documento del Concilio Vaticano II in cui si parla della rivelazione e della sua trasmissione, particolarmente della trasmissione attraverso la Sacra Scrittura. Il Vescovo all'inizio ha invitato gli insegnanti di religione a leggerla e a leggerla anche con gli alunni. Cosa si può riscoprire con questo? Si può riscoprire, secondo me, due cose, almeno. La prima, che la rivelazione di Dio, come stavo dicendo anche prima, è una persona con cui bisogna relazionarci, è Cristo. È Cristo come chiave per introdursi nel mistero di Dio e nel mistero che noi stessi siamo. Per cui il secondo punto, introdurci nella scrittura, non significa leggere un documento storico di qualche tempo fa, mitologico, che so io, ma significa ricevere luce sulla mia vita, poter scoprire chi sono, poter scoprire la profondità di me stesso e quindi avere luce, intelligenza e discernimento sulla mia vita e sulle scelte che devo fare. Se questo è il cristianesimo, serve, no? Perché si ripercuote positivamente nelle scelte di vita che faccio, nella direzione di vita che assumo. Se non è questo, è una chiacchiera. Provocatoriamente, rivolgendosi ai giovani, l'attualità della Dei Verbum è come l'attualità di Cristo. Generalmente i giovani pensano che uno è cristiano perché è sfigato. Non è così. Questa è una impressione che si prende, che si assume quando si affronta la questione con una certa superficialità e svogliatezza. Se uno ha la pazienza, capisco che i giovani non sono molto pazienti e vogliono tutto e subito, ma se uno ha un minimo di pazienza per poter guardare dentro se stesso e guardare profondamente negli occhi Cristo, c'è la possibilità e forse il rischio di innamorarsi. Un'ultima cosa, lei ha detto leggiamola, leggetela a casa lentamente. Leggendola lentamente si possono magari scoprire cose che velocemente non si notano. Sì, una lettura frettolosa, ma questo vale per ogni testo, una lettura frettolosa lo puoi fare magari un articolo di giornale, voglio dire, insomma, no? Ma non di questi documenti qua, come non del Vangelo. Non si può, perché sennò ti sfugge, bisogna dedicare tempo, cioè dedicare tempo non è qualcosa di altro dalla nostra vita, tempo siamo noi, la nostra temporalità. Dedicare tempo significa dedicare parte di se stessi, una porzione della propria esistenza a questo, ne vale la pena.